cappottino di Zaful, la borsetta rosa. Benvenuti in questo pack with me, valigia con me per il mare. Sto per preparare la valigia per andare 2 settimane al mare, parto domattina. Sento il bisogno di vloggare, ragazzi, di sfogarmi, di raccontare i miei problemi, quindi per questo ho deciso di fare un vlog. Stamattina mi sono alzata in ritardissimo, sono andata a fare le unghie in ritardissimo, infatti l'ho dovuto fare super semplice, ma in realtà mi piacciono anche così. Adesso devo iniziare subitissimo a fare la valigia perché ho poco tempo, devo fare tantissime cose. Il programma oggi è di andare a Bologna a cercare un vestito per il mio compleanno e di andare anche a confermare il compleanno, quindi devo fare un botto di cose. Volevo andare già al mare stasera perché già stasera avevamo la casa, però è abbastanza complicato da organizzare. Non so come organizzarmi, ragazzi. Adesso comunque butto giù una bozza di valigia e poi valuto le cose. Io parto sempre dalle mutande e dalle calze, quindi ora dato che sono via 2 settimane vado a preparare un paccone di calze e un paccone di mutande. Le mutande sono solo la sera perché sono al mare. Poi in realtà me le laverò anche là mentre sono là, quindi adesso preparo l'intimo. Mutande, calze e costumi, quindi iniziamo. Devo andare a Bologna a cercare il mio vestito. Dall'altro c'è una parte di me, metà, che dice vai al mare e fatti la serata stasera dato che ci sono bisogno a casa. Però è troppo complicato, mi deve proprio uscire dalla testa questa idea di andare al mare e farmi la mia serata. Al Barracuda ci posso andare quando voglio poi. Quindi non ci vado stasera, basta. Togliamoci dalle gravi. No. Dunque, mutande, reggiseni, costumi e calzini. Il bello è che iniziano gli sconti domani, quindi cioè io già da Bologna non farò tanto shopping perché domani iniziano gli sconti. Infatti spero che ci sia già qualcuno che li ha iniziati oggi. Cittina Bologna improvvisata. Dai. Ho preso dell'erba bella, ma mi sta tutto male ovviamente. Tutto male. So many times I tried. Sempre non ho vloggato più di tanto. La giornata è stata questa cosa qua. Finito di parlare prima, sono andata nella piscina dove farò la festa, abbiamo confermato la festa anche se in realtà è stato tutto molto di fretta perché avevo il treno dopo 20 minuti, quindi mi sono fiondata in stazione, ho preso il treno, sono andata a Bologna con la mia amica, è stato bellissimo, è stato proprio rilassante. Ho comprato questi pantaloni che devo ancora capire se mi piacciono o no, mi vedo male con il mio fisico, mi vedo proprio male con il mio fisico, non so perché, vabbè. E il vestito per il 18esimo che non vedrete fino alla festa, non so ancora se mi piace o no perché è molto molto semplice, quindi pensavo di comprare lo spray brillantinato per renderlo un pochino più pazzerello. La situazione della valigia è ancora questa, ho tipo una ventina di minuti adesso per sia prepararmi che andare avanti con la valigia, non ce la farò mai. Però, bene così, grande Federica. Vabbè, adesso continuo, bene questa, valigia. Per ora in valigia ho messo soltanto costumi e bianchi intima, però sono pronta per uscire. E stasera è la prima serata di notte rosa, quindi ho messo questi pantaloni comprati oggi, questo tappetino di Zaful, la borsetta rosa e pom pom delle chiavi rosa, no scherzo. Adesso vado fuori a cena con Matteo, poi andiamo una serata perché domani è il 18esimo della mia migliore amica, quindi festeggiamo un pochino tutti insieme. E metto una sveglia domattina alle 8, che guai a me se la rimando, perché devo fare la valigia 1 e poi voglio andare in centro, dato che domani iniziano i saldi, a vedere se c'è qualche costume magari scontato. Vabbè, detto questo, volo, che è molto tardi, e sono stra ritardo, mi ammazzerà Matteo, però va bene così. Buona serata a me, cercherò di vloggare, ma sappiate che non ci riuscirò più di tanto. Comunque, aperitivino e poi si va a una serata in centro. Insomma, poi vediamo. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. Buongiorno, stanotte è stata una notte disgravata, cioè, tipo alle 4 e sono svegliata stamattina alle 8 solo per fare la valigia, non sono neanche tornata a casa, una notte giovani, giovani vecchi, siamo qua tutti riuniti. Ho quasi finito di fare la valigia in hangover, però ce l'ho fatta, sono più carica in hangover che resto. Volevo anche fare un saltino in centro nella mia città, vedere se comprarmi tipo un costume, ma se che oggi sono messi gli sconti, non so se faccio in tempo, però sono molto tentata. Vabbè, adesso faccio un po' vedere cosa ho preparato. Ho messo un paccone enorme di costumi, un paccone enorme di intimo, un paccone enorme di top, sia da giorno che da notte, e le scarpe. Qui invece ho delle maglie larghe per fare i copricostume, tutti i pantaloncini short, pantaloncini comodi, tutti i tubini barra gonne per la serata. Qui ho delle robe invernali, porto su 2 magliette a maniche lunghe e 2 pantaloni lunghi, sì, 2 pantaloni lunghi perché non si sa mai. Mancano i pantaloncini di pelle, il pezzo sotto del pigiama, ah qui io invece ho tutti i copricostume e il beauty, adesso per valore. Sono assolutamente 2 ore, la valigia è finita, mi mancano 2 o 3 cose tipo il liquido per le lenti, l'ammorbidente, delle cose che non ho fatto in tempo a lavare, però... Siamo già arrivati e sto già mettendo via la spesa. Qui ci sono tutte le borse, siamo arrivati solo la Ginny. Questa è la casa, comunque è molto grande. Balcone, cucina. Insomma, siamo appena arrivati. Adesso tempo un attimo di sistemarci. Arrivano anche le altre 2 e inizia la nostra vacanza.
Oh ragazzi, bellissima, sono stanchissima, bellissima purissima. Ho messo a posto tutto, manca solo a mettere a posto tipo i vestiti, le valigie, quelle robe lì. Buoni! Grocchi grocchi. Allora, abbiamo pensato e adesso non so cosa faremo tutto il pomeriggio. Però top, sempre top. Sei felice? Buongiorno, siamo tipo in spiaggia da 2 ore e c'è un vlog. È la prima volta che lo faccio. E niente, abbiamo fatto 2 ore in spiaggia. Sollera? 2 ore in spiaggia? Ah, ma non ti si vede, giuro. Cioè, tutta completamente come lo sai. E adesso andiamo a casa. La camminata sarà Yves Saint Laurent e Master Camminatina. Adesso andiamo a casa a pranzare alle 2 e poi torniamo in spiaggia. Siamo state alla bellezza delle 11 oggi, troppo forti. Dopo un'ora siamo arrivati in spiaggia, mai fatto tutto così in fretta. Abbiamo riuscito ad arrivare in spiaggia prima delle 4:30 oggi. Ce l'abbiamo fatta. E andiamo. Tu? Pane è orrendo. Ma è buonissimo. Panna e ragù? È orrendo. Sono di casa, mi ha finito il pranzetto, adesso stanno le altre lavando. Bullizzate. No, a dire. Il melo donna di casa per oggi. E il Gino pure. Pure il Gino donna di casa. Il Gino che... Io invece adesso me la dormo, non è vero, rimango attiva. Abbiamo mangiato e le nostre giornate vanno così. Solitamente mangiamo per le 2, poi stiamo a fare niente fino alle 4 e andiamo in spiaggia sul tardi. Però oggi volevamo andare in spiaggia un po' prima, quindi adesso vediamo cosa fare. E niente, poi siamo in spiaggia fino a sera, facciamo aperitivo, ceniamo, la sera si esce sempre così. Quindi adesso stiamo facendo le faccende domestiche perché siamo brave ragazze e poi usciamo. Pizza Jack. Delle 4 stiamo uscendo, ce l'abbiamo fatta. Il check mi piace un sacco. Ho messo il costume, questo qua, questo colorato, e i pantaloni. Le altre arrivano adesso da qua dall'ascensore perché io sono l'unica che prendo le scale, sono delle sfaticate assurde, dai. Al espejo la raya, odio que sale desde dentro de mí. Cenato, abbiamo fatto aperitivo. Oli, tutto molto veloce, improvvisato, ma è stato molto figo oggi pomeriggio. Adesso niente, siamo un momento molto foto e video. Abbiamo cenato e preparato io la cena. Sì, fa merda. Non è vero, non è vero! Insalato faceva cagare. Ma vaffanculo! Adesso ci prepariamo e usciamo stasera. Però chill, senza alcol, senza niente. Cenata chillita. Ciao Gino. Ciao a tutti. La Fede sta facendo un vlog, vero? Amo, la Fede sta facendo un vlog. Eh? Quindi se io faccio questo video magari poi lo metto nel vlog. Sta arrivando. Aiuto! Bella. Pranzettino tattico. Pranzettino tattico. Come sempre. In realtà è un vlog abbastanza inutile perché c'è sempre le stesse cose. Però dormiamo e poi andiamo in spiaggia. Oppure non dormiamo e andiamo in spiaggia. No, dormiamo. Vuoi dormire? Raga, abbiamo fatto aperitivo e stiamo cenando. E basta, tutto molto vlog. Mia mamma, saluto mia mamma. Ciao. E mia mamma, ciao mamma Betta. Ciao mamma Betta. Betta, non mi vedi? Buongiorno, adesso sono tipo le 5:30 perché stamattina mi sono alzata tutta la mattina con Matteo, ma non abbiamo fatto niente se non stare in spiaggia, pranzare con una pedina e stare ancora in spiaggia. Quindi adesso sono con le altre perché lui è già andato via. Facciamo aperitivo come sempre, come tutti i giorni, qui in questo bagno. Questa sera è già la mia ultima sera, quindi non so, vi farò vedere nel mentre. Adesso aperitivo però. Io ancora bagnata con la faccia ossinata. Vlog. No, stranamente. No raga, sono bordo. Io sono nero. Loro che ballano.
Adesso raga, ceniamo, cioè anzi beviamo, non è vero. E poi ci prepariamo per andare prima al falò, poi gli scopriamo. Troppo noi. Guazzini con la frutta adesso. Raga, oggi vlog. Siamo a casa. Adesso andiamo in cucina. Leggiamo in cucina. Che cosa? Cosa? La stiamo cucinando. Spinacine, guardate. Belle. No, amo. Ora andiamo in camera da letto. No, non possiamo andare in camera da letto. E... No, vado io. Pensavo, torniamo indietro. E niente, qua c'è la Fede che si trucca, raga. Signorina, mi basta, voglio sapere da ognuno di voi con un sorriso e con le mani che si alzano. Salto temporale perché mi sono dimenticata di fare la conclusione del video e spero che così vi sia piaciuto. Io sono in Puglia e questo sarà un vlog a parte, però vi saluto, nel dubbio mettete un pollice in su, mi raccomando.